dopo la lotta in Grecia, il Portogallo sciopero generale, in Inghilterra gli studenti assaltano il Parlamento come a Roma ieri, c'è qualcosa che cova in Europa o sono fuochi di paglia? No, sicuramente cova il capitale che cerca di non pagare la crisi e di farla pagare ai lavoratori, ai cittadini europei. Cova la volontà di non pagare così pesantemente il prezzo della crisi. In Italia scontiamo il fatto che le politiche concertative degli ultimi 15 anni hanno fatto sì che i vari governi potessero produrre politiche di restrizione dei diritti, delle tutele del mondo del lavoro, per cui la botta non è così dura come oggi in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, perché è stata diluita nel tempo, ma comunque oggi c'è un livello, si innalza il livello di povertà, si innalza il livello di disoccupazione, gli ammortizzatori sociali non bastano più, la manifestazione di oggi è il segno che riparte una vertenza forte politica e sindacale e sociale contro il potere, i poteri forti, contro coloro che pensano di farci pagare la crisi. Mentre è stato approvato il pacchetto lavoro senza un grande conflitto in questo paese, nello stesso tempo si è aperto un tavolo di concertazione per un nuovo patto sociale. Il sindacato di base come risponde l'USB? Ma noi saremo sotto il Parlamento nei prossimi giorni durante il voto della finanziaria, perché noi questa storia della finanziaria che va bene a tutti, con il centro-sinistra che ritira gli emendamenti pur di arrivare rapidamente alla fatidica data del 14 per il voto della fiducia, non va bene. Quella finanziaria è una finanziaria che taglia, è una finanziaria che sta dentro un pacchetto d'attacco al mondo del lavoro, fatto dal collegato lavoro, fatto dalla proposta di bozza di statuto dei lavori, fatto da tutta una serie di normative che negli ultimi anni hanno attaccato violentemente non solo il mondo del lavoro, ma il conflitto organizzato, perché questo è il problema vero, è il conflitto organizzato che va sconfitto. Saremo nelle piazze ogni volta che ce ne sarà la necessità e la possibilità. Le nostre lotte sono lotte che oggi mirano soprattutto a rilanciare l'organizzazione diretta dei lavoratori, no alla delega CGIL, CISL e UIL, che riprenderanno col patto sociale e col prossimo governo sicuramente intensificheranno la loro collaborazione con lo Stato. Non ci interessa quel patto lo combattiamo e combattiamo quella modalità di relazione industriale.